è mia adorata, non mio amore, mia adorata, perché da circa 2 anni ho una singolare relazione con una ragazza, adesso a circa 30 anni, una ragazza che frequentava uno dei licei dei quali io ero stato preside di ruolo. Frequentava il liceo classico. Da un paio d'anni, e ci frequentiamo, ma ci frequentiamo in un modo strano. Lei ha un lavoro, è ancora single, circa 30 anni ancora single, e quando può mi viene a trovare a Volta Mantovana. Non facciamo mica niente di male, eh? E lei si spoglia nuda davanti a me. Io mi inginocchio davanti a lei e la bacio. E baciandole le dico, è mia adorata. È un paio d'anni che va avanti questo rito mio, mia adorata. Beh, io ho 75 anni, che sia chiaro, e lei non è ancora 30, è una gazzella. Stranamente, anche a lei va bene questa relazione. Io mi limito a baciarla e lei si bagna tantissimo, ma io più in là non vado. Le dico soltanto mia adorata. E mi sono posto il problema, però. Il problema è che, secondo il catechismo delle religioni monoteistiche, patriarcali, quindi religione ebraica, religione cristiana, religione islamica, mi pare che noi uomini, noi esseri umani, no, non possiamo adorare altri esseri umani. Cioè possiamo adorare soltanto la divinità. Allora io gli ho spiegato a questa bella ragazza che mi sta facendo vivere e questa ultima vicenda, perché poi dopo questa vicenda per me ci sarà la casa di riposo, va bene, proprio riposo sotto ogni punto di vista. Gli ho spiegato che io ho una forte resistenza a dire ti amo, una fortissima resistenza, perché ho già spiegato che la passione d'amore è un inganno patriarcale, quindi ma ho sempre avuto una forte resistenza a dire ti amo, anche quando ancora nulla sapevo del matriarcato, va bene? E fatto sta però che ho sostituito la locuzione ti amo con pure amore mio, mia adorata. E le ho spiegato che c'è una contraddizione nella proibizione monoteistica di non adorare nessuno al di fuori di Dio, per il semplice fatto che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Cioè chi ha fede, una fede monoteistica, patriarcale, che si tratti del Dio Yahweh, Dio Gesù Cristo, Dio Allah, e c'è scritto che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E per cui se siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo simili a Dio. Per cui adorando un'altra persona è come se adorassimo Dio. Capito, cari amici, che strana vicenda che sto vivendo in questa ultima fase della mia vita? E lei è tutta contenta di venire adorata da me, capito? Pensate che era un'alunna che frequentava il liceo classico quando io ero preside del liceo classico. Ok, cari amici? Va bene, cari. Ecco qua, spiegato la locuzione mia adorata. Ok? Grazie. Tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.